Eccoci qui con Lucia Azzolina, buongiorno, ex buongiorno. Ministro della Pubblica Istruzione, parlamentare Movimento 5 Stelle, e, insomma, la scuola è importante, la Azzolina lo sa bene, tanto ci ha tenuto, tanto ha battagliato, tanto è stata messa in discussione, tanto abbiamo parlato dei banchi a rotelle. Tanto insomma, ci tengo, non solo ci tengo. Tanto ci tiene, e come si sta intanto lontani dal Ministero? Ma adesso sto meglio perché... Però l'è costato. Allora, all'inizio sì, visto è normale. Quanto... All'inizio sì, ci si resta male, è normale, siamo esseri umani. Però per me non è importante il Ministero dell'Istruzione, per me è importante la scuola. E la scuola è tutt'oggi in parte la mia vita, io tutt'oggi giro per le scuole, parlo con gli studenti, faccio le video call con loro, con gli insegnanti, quindi a me interessa più questo. La scuola per me, come le sa, è l'ascensore sociale del paese. Però lei si è ritrovata ministro in un momento per il nostro paese complicatissimo, quello della pandemia. Adesso finalmente iniziamo a vedere il ritorno a una vita normale anche per gli studenti e a gestire oggettivamente una situazione non semplice, come redistribuire, come se tornare a scuola, la DAD che non funziona, insomma, no? Non è stata una passeggiata, è stato tante critiche, tantissime critiche. Anche, sì, sia critiche costruttive, devo dire, ma anche tante Quali tante sono state quelle distruttive? Ma quelle costruttive, per esempio, potevano riguardare un po' la gestione degli studenti rispetto al fatto che, come lei sa, esistono le classi sovraffollate, cosa che ci ha portato quest'estate a dare dei poteri speciali ai sindaci e a ricavare 40.000 aule scolastiche in più, perché il problema delle classi sovraffollate, volgarmente dette pollaio, lo si risolve con più personale e più edifici scolastici. E noi abbiamo provato a fare entrambe le cose, abbiamo messo 70.000 persone in più a lavorare quest'estate per l'anno scolastico 2020-21, che adesso non verranno riconfermati. Abbiamo ricavato 40.000 aule scolastiche in più grazie al lavoro che con gli enti locali abbiamo fatto, e cosa che secondo me bisognerebbe fare anche quest'estate. E questo è stato un lavoro importante, però è vero, io ho avuto un po' la sfortuna, se vuole, seppure il grande onore, ok, di fare il ministro dell'istruzione a un mese dal giuramento che avevo fatto, è arrivato il Covid, quindi io sono stata il ministro con la mascherina che si è occupata di gestire il Covid, e se tornassi indietro riaccetterei quell'incarico e continuerei a farlo sempre con lo stesso senso di onore, di disciplina, di passione che ho messo. Rifarebbe tutto, anche questi banchi a rotelle per i quali lei viene ricordata praticamente. Io rifarei tutto, perché i banchi a rotelle esistevano dal 2012 in Italia, in tantissime scuole italiane li hanno scelti i dirigenti scolastici tra quello che c'era già nel mercato italiano. Non sono stati soldi buttati via? No, guardi, le faccio una battuta, ma non è una battuta. I banchi a rotelle esistono anche nelle scuole dei gesuiti, quelle frequentate da Draghi in passato, che fanno vedere nel loro brochure per invitare gli studenti a iscriversi nelle loro scuole i banchi a rotelle. I banchi a rotelle li faceva vedere Piero Angela nel 2016, cioè non sono una novità del panorama italiano, è l'informazione. Cioè, io sono rimasta al banco monoposto, quello con... Però ha frequentato la scuola qualche anno fa, sì. No? Come me, certo, neanche i miei tempi esistevano. Non ne ho capito la differenza, il monoposto per me era più... Ok, allora se posso, no? Lo spiego. Alcune istituzioni scolastiche, le più innovative del paese, utilizzavano già quei banchi perché permettono di fare didattica in maniera diversa, di lavorare per gruppo, di organizzare la classe in maniera differente. Infatti lei quei banchi li trovava nelle scuole delle avanguardie educative che in Italia esistono e che esistono in tutta Europa. Perché quando noi abbiamo dovuto affrontare il Covid, abbiamo sempre detto gli investimenti che dobbiamo fare, li dobbiamo fare sì per il momento presente, ovviamente per gestire l'emergenza, ma anche immaginando alla scuola del futuro, immaginando la scuola del futuro. E la scuola del futuro, dottoressa Tortora, non è legata alla lezione frontale, perché gli studenti la lezione frontale ormai non la seguono più, ci vogliono delle innovazioni didattiche, e quei banchi erano già utilizzati nelle nostre scuole. Adesso c'è qualche banco in più, perché i dirigenti scolastici hanno scelto 2 milioni di banchi tradizionali e 400.000 quelli con quelli hanno scelto, quindi potevano certo, scegliere. Noi abbiamo fatto un format online e loro hanno scelto i banchi che volevano. Questo, quello loro anche scelto. Perché io dal centro avrei mai potuto sapere quanti banchi in tutte le 40.000 istituzioni scolastiche italiane, in ogni classe c'era bisogno, ovviamente no. Senta, Sabino Cassese oggi si occupa di scuola e scrive un articolo molto bello, Il merito ritorni a scuola, la selezione da fare.
E parla però, cioè uno legge il titolo, no, e pensa al merito esteso un pochettino, invece si parla, e l'attacco è quello dei sindacati, no? Siamo sempre lì. Lei ha pagato molto il prezzo di uno scontro con i sindacati a scuola? Sì, indubbiamente, sarei ritiene che sia stato quello il nodo che l'ha fatta poi sollevare dall'incarico? È stato uno dei nodi. Cassese, ho letto stamani l'articolo che ha scritto e sono concorde con lui al 100%. Pone una domanda molto seria. Dice: perché il ministro Bianchi ha firmato il patto per l'istruzione soltanto con i sindacati e non ha coinvolto minimamente le famiglie e gli studenti? Noi a scuola insegniamo sempre che ci deve essere una grande alleanza educativa tra il personale scolastico, tutto, quindi i dirigenti, i docenti, il personale ATA, le famiglie e gli studenti. Qui si è coinvolta solo una parte. E perché si è coinvolta solo quella parte? Per fare le ennesime assunzioni senza concorso o addirittura per dire per alcune classi di concorso si fa una determinata tipologia di prova e per altre un'altra prova. È come se io le dicessi l'insegnante di matematica per diventare insegnante farà delle prove e quello di italiano ne farà delle altre. O per dire i neolaureati se non superano il concorso la prima volta l'anno dopo non lo possono fare. Cioè, io ho dato ovviamente la fiducia al governo Draghi, fermo restando che non è una fiducia in bianco, perché vediamo provvedimento per provvedimento. Il sostegni bis sulla scuola ha un vulnus in questo momento. Ci sono delle norme che sono state scritte che non vanno bene e che io insieme a altri colleghi parlamentari, non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche di altri gruppi parlamentari, proveremo a cambiare in Parlamento, perché questo... Sa cosa succede? Che quando si vogliono far contenti tutti, alla fine si scontentano tutti. Mm. E in questo momento sulla scuola, nel decreto sostegni bis, c'è proprio questa situazione. Lei c'è una parte a cui teneva in particolare, immagino anche adesso a maggior ragione, che è l'aspetto, visto che ha parlato dei ragazzi e che la scuola non è solamente insegnanti, sindacati, concorsi, che è l'aspetto psicologico. È stato davvero un anno complicatissimo, più di un anno molto complicato per i ragazzi. Tanti ci segnalano le strutture, gli ospedali hanno avuto problemi psicologici anche molto seri, disturbi alimentari. Com'è possibile, diciamo così, fronteggiare tutto questo, aiutare i ragazzi quando, va bene, adesso si è tornati a scuola, però sono rimasti distanti per molto tempo? Io questo lo avevo già capito la scorsa estate, quando non era ancora esploso questo problema, quando ancora non c'era. Avevamo investito 40 milioni di euro facendo degli accordi con il presidente Lazzari, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi, lavorando molto con lui. E quindi mi sarei aspettata che adesso, che invece il problema c'è ed è ancora più preponderante, si investissero più soldi. Invece nel sostegni bis ci sono solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico agli studenti, quindi anche qui secondo me il Parlamento deve lavorare per aumentare quei fondi. Io mi sono confrontata tanto con Lazzari, con il professore Locatelli, con il professor Villani, tutte persone molto vicine al mondo dei giovani, mi hanno raccontato quello che sta succedendo, quindi io credo che adesso sia veramente compito della politica. Per non scordare l'abbandono scolastico, perché in sulla dispersione scolastica, già l'Italia soffriva prima, il Covid ha rischiato e anzi ha allargato ancora di più la forbice delle disuguaglianze, ma non era un caso che io dicessi dalla mattina alla sera ai ragazzi devono tornare a scuola, perché io sapevo benissimo, c'erano insegnanti che mi scrivevano dicendo nel peggior periodo del lockdown, quello di marzo 2020, che portavano anche le buste della spesa a casa dei loro studenti, perché c'erano dei bambini che se non andavano a scuola non mangiavano, perché l'unico pasto che facevano lo facevano a scuola. Cioè, chi conosce il mondo della scuola sa che la scuola è un mondo talmente variegato che funge sì da ascensore sociale, ma fa da tanto altro. La scuola fa anche da famiglia per alcuni ragazzi che sono più in difficoltà. Quindi adesso sul sostegno psicologico secondo me devono essere aumentate le risorse, perché oggi c'è, mi spiegavano, è come se fosse un po' la punta di un iceberg alcune patologie che stiamo vedendo nei ragazzi, ma poi ce ne sono delle altre che sono sottostanti, che non sono ancora esplose, ma che se non si interviene oggi rischiano di esplodere. Cioè non si deve fare l'errore di pensare che se ci vacciniamo tutti è tutto finito, il Covid è finito. No, perché le conseguenze economiche, sociali, psicologiche
di quello che è stato un anno e mezzo difficilissimo e che tutt'oggi è un periodo difficile per il nostro paese, non solo, ecco, queste conseguenze saranno ancora presenti e visibili a lungo del tempo. Soprattutto in questo target. Senta, ritiene che il ministro Bianchi stia andando in continuità con quanto fatto da lei? All'inizio sì. Ah. All'inizio sì, perché per esempio la maturità, gli esami di Stato non sono stati modificati, è stata messa la firma. Il PNRR, il ministro Bianchi in commissione al Senato ha detto che la Commissione europea aveva apprezzato il PNRR che avevamo scritto lato istruzione. Quindi all'inizio sì. Adesso ovviamente nel decreto sostegni bis no, perché tutto sul reclutamento secondo me è stato fatto un grossissimo pasticcio e spero che possa appunto essere in parte. Quale pasticcio? Intendo il fatto che appunto si prevedono forme concorsuali diverse a seconda della classe di concorso per cui si insegna, che si rischia di assumere chi non ha superato il concorso straordinario con una sanatoria, che si impedisce ai neolaureati di rifare il concorso se va male la prima volta l'anno dopo, che non si permette agli specializzati sul sostegno che non hanno i 36 mesi di servizio. Cioè, sta dicendo che il nuovo ministro ha un po' ceduto ai sindacati? Beh, indubbiamente i sindacati hanno fatto delle grosse pressioni, questo è indubbio. E l'hanno spuntata, per quello che è, diciamo, adesso fino a questo momento quello che è scritto? In parte sì, però appunto il tentativo di far contenti tutti quanti ha scontentato tutti, perché è tecnico il problema, non è solo politico di questo decreto, è anche tecnico. Ci sono delle cose che tecnicamente rischiano di essere incostituzionali. Quindi il problema è sia tecnico ed è anche politico, perché non è il punto il concorso perché è importante. Il concorso è importante A perché lo dice la Costituzione, B perché se veramente vogliamo pensare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, hanno o non hanno il diritto di avere il meglio in classe, se la scuola deve fare da ascensore sociale veramente. A maggior ragione adesso che c'è stato il Covid, noi abbiamo bisogno di insegnanti preparati, motivati, che riescano a trascinare la passione degli studenti, a far sì che studino, che si impegnino, perché così avranno un futuro nella loro vita. E gliel'ha detto al ministro Bianchi, ha fatto presente questi rilievi, visto che ricordo che lavoravate insieme, lui faceva parte del comitato tecnico, no? Lui ha fatto parte del comitato che avrebbe dovuto aiutarmi a riaprire le scuole Sì, avrebbe. Alcune cose le abbiamo accolte di quello che era stato scritto, per esempio il dare spazio alla scuola fuori dalla scuola, quindi utilizzare tutti gli spazi che c'erano. Altre cose erano un po' impossibili da realizzare, come avere 12-13 alunni per classe subito a settembre. Noi abbiamo già fatto uno sforzo enorme per ricavare quelle 40.000 aule in più, per mettere 70.000 docenti ATA in più a lavorare. Comunque il ministro Bianchi conosce molto bene le mie idee sul reclutamento, come le conosce insomma tutto il paese. Io ci ho sempre messo la faccia, non mi sono mai tirata indietro e credo di aver agito sempre in scienza e coscienza, però avendo un obiettivo ben chiaro: la tutela dei miei studenti. Senta, lei fa parte del Movimento 5 Stelle, ovviamente lo sappiamo, e sta accadendo un po' di tutto, no, nel Movimento 5 Stelle. Chi se n'è andato, liti, tribunali, soldi, iscritti, Conte, Rousseau. Siete anche un po' spariti, nel senso che siete poco visibili, immagino per scelta, non lo so. Però che cosa sta accadendo nel Movimento 5 Stelle che non riesce a uscire fuori da questa impasse? E neanche, diciamo così, Conte a intestarsi, no? C'è questa sensazione di rinvio continuo nel prendere le redini del movimento. Forse è un po' come se si stesse attraversando una crisi adolescenziale, per cui bisogna diventare adulti, è un percorso complesso, difficile. Io ritengo che Conte sia la persona che possa guidarci in questo passaggio all'età un po' più adulta e che possa far sì che il Movimento 5 Stelle, che in questo momento è presente ed è presente in tre governi diversi, no? Dal 2018 ad oggi, possa pensarsi come forza di governo anche per i prossimi anni. Giuseppe Conte è la persona che ha gestito un momento difficilissimo nel paese, con aspetti positivi anche no, per carità, perché tutti noi come esseri umani facciamo delle cose bene e altre meno bene. Il movimento oggi deve uscire da quella partita ping pong che c'è sui dati, che non fa bene, come abbiamo visto. La piattaforma Rousseau io penso che sia stata e sia uno strumento che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato per garantire la democrazia partecipata,
che è un concetto al quale noi teniamo tantissimo, il coinvolgere il più possibile i cittadini nelle decisioni che la politica deve prendere. Lì abbiamo fatto votare delle leggi, eccetera. Però è uno strumento, capisce? La politica poi la fa il movimento. Però non sta passando questo messaggio, diciamo che sta passando un messaggio di soldi, ecco, di iscritti, di soldi. Questo è l'aspetto più brutale, ed è la cosa che fa più male anche a persone come me, come tanti altri miei colleghi, che invece vogliono lavorare sui temi. A me non interessano queste diatribe, tutto quello che sta succedendo anche nei tribunali per il movimento. A me interessa sulla scuola, che succede? Sui lavoratori, che cosa succede? Sulle vaccinazioni, che cosa succede? Ai cittadini, a me, a chi tiene veramente a fare politica, interessano i temi e io di questo voglio parlare. Lei resta quindi in questo movimento. Ieri abbiamo letto anche di Morra, Lezzi, che sarebbero per fondare un altro partito, un altro movimento. Io devo tanto al Movimento 5 Stelle perché, se vuole, ha rappresentato un po' l'ascensore sociale della politica. Ha permesso a persone come me e a tante altre di fare politica, di crederci e di credere anche in una politica un po' diversa rispetto a quella alla quale eravamo abituati. Quindi sì che resto in questo movimento e farò di tutto per provare nel mio piccolo a migliorarlo insieme ai miei colleghi. Una politica però un po' anche, come dire, aggressiva, forcaiola e manettara, perché oggi noi abbiamo parlato prima con il sindaco Uggetti, che è stato assolto, ma abbiamo fatto vedere anche un post del blog 5 Stelle, ma giustamente ha ricordato il sindaco Uggetti, che fu anche la Lega, che poi però abilmente si sfilò prima, quando fu messo in croce immediatamente dal Movimento 5 Stelle, che al grido sempre di onestà, onestà, questo era il modus operandi. Oggi, vedendo che quella persona che ha passato 5 anni di inferno è stata assolta, lei, e vedendo quella pagina di blog che non so se riusciamo a far vedere, che cosa prova? Provo quello che ho provato anche io quando sono stata tante volte attaccata e giudicata su fatti inesistenti. Ma questo a maggior ragione non vuol dire, eccola lì, non vuol dire bisogna farlo agli altri. No, infatti questa era la premessa per dire che quindi penso che il Movimento... Quindi lei non ha condiviso sempre questo tipo di, diciamo così, modo di fare politica? Il mio modo di fare politica, lei sa, è sempre stato legato, a parte forse l'ultimo episodio che non è adesso tanto piaciuto, con un linguaggio abbastanza moderato. Però il Movimento 5 Stelle, al di là di qualche errore che ha potuto fare, che nessuno nega, ha anche tanti meriti, secondo me, all'interno di questo paese, perché su alcune cose ha fatto delle battaglie sacrosante, anche sulla giustizia. Però gli errori in questo caso riguardano, sono errori che sono persone, quindi sì, è importante. Sì, lo so benissimo. Ecco, veniamo a questo, i temi identitari, no, del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato di giustizia, vitalizi, no? E ha suscitato, devo dire, anche il mio stupore, un tweet in cui lei ha utilizzato un termine che io mai mi sarei aspettata. Perché l'ha fatto scatarrare? Com'era il tweet? Come scatarrare sui cittadini onesti, con la foto di Formigoni, riferito alla decisione che aveva preso, che si perché? Era presa in Senato. Perché lei ha usato un termine così? Io normalmente, così? Vabbè, lei lo sa, non uso un linguaggio così, ma quella decisione mi ha lasciato talmente allibita e, se vuole, talmente disgustata, che io ho utilizzato un verbo volutamente, lo dico, non cerco giustificazione, l'ho voluto usare io. Dimenticando che è stata ministro della pubblica istruzione. No, è un termine che si trova in tutti nel dizionario Treccani, un termine perfettamente utilizzato in lingua italiana, ma che mostrava tutto il disgusto, perché quel verbo suscita disgusto, rispetto ad una decisione che era stata presa. Io vengo da una famiglia umile, mi metto nei panni di chi ha lavorato per 30 anni, prende a stento una pensione di 1000 euro, ha lavorato in maniera onesta tutta la sua vita e vede che il Senato, in autodichia, restituisce non la pensione, no, perché sarebbe stato un concetto diverso, ma il vitalizio, ad una persona che aveva preso benefit per 6 milioni di euro in vacanze, cene e altro, massacrando in parte la sanità lombarda. E io credo che tutto ciò sia proprio sputare in faccia ai cittadini italiani, quelli che hanno condotto una vita diversa. Quindi è un termine, è stato un verbo pesante, disgustoso. Io l'ho usato apposta perché quella decisione lì mi ha provocato un disgusto talmente forte. Avesse stato disgusto, che... forse. Però il sinonimo è quello. Lo rifarebbe. È un verbo figurativo. Lo rifarei, sì. Lei rifarebbe esattamente tutto quello che ha fatto. Qual è l'errore che oggi dice lì ho sbagliato? Non essermi difesa da subito quando mi attaccavano
anche una parte di giornali scrivendo notizie che non corrispondevano al vero. È sempre colpa dei giornalisti? No, lei lo sa, io penso che i giornalisti abbiano un ruolo fondamentale. Però, una cosa che lei dice, io questa cosa potevo non farla o farla in modo diverso nell'arco della... Guardi, io ho sempre veramente lavorato confrontandomi con tutti. Non c'è stata una scelta che ho preso in solitudine, da sola. Poi si possono fare più o meno bene le cose in un periodo sconosciuto di pandemia dove il Covid non si sapeva nemmeno cosa fosse. Ma io rifarei tutto, tutto, perché ho sempre lavorato dalla mattina alla tarda notte, in scienza, coscienza, pensando solo ed esclusivamente alla scuola e mai a me stessa, come un ministro che giura sulla sulla Costituzione deve fare. E mi pare di capire che Draghi o non Draghi, lei intende dare battaglia su e stare lì a fare le pulci, appunto, per quanto riguarda i piani che vengono presentati in ambito scolastico, che riguardano la scuola. Io intendo essere onesta e corretta come ho fatto sinora. Se ci sono delle cose buone, lo dico e lo dirò sempre. Se ci sono delle cose che secondo me sono un po' meno buone, su cui bisogna rivedere la norma perché non va nella direzione della tutela degli studenti, della scuola italiana, del futuro del paese, altrettanto, con altrettanta onestà e chiarezza, lo dirò. Grazie, grazie a Lucia Azzolina, grazie anche a voi. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Arrivederci.